Le caratteristiche della sostenibilità per Volvo sono molto ben chiare dall'inizio della nostra storia. Per noi la sostenibilità è sempre stato un concetto allargato a 360 gradi, a partire dalla sicurezza e quindi il rispetto della vita, la protezione della vita, quindi la sostenibilità in questo senso, e poi andando avanti negli anni naturalmente anche grande attenzione all'ambiente e all'impatto che le nostre attività avevano sull'ambiente, dalle motorizzazioni all'utilizzo di materiali molto particolari, per esempio riciclabili per quanto riguarda gli interni e materiali riciclati per quanto riguarda gli interni. Negli ultimi anni ci stiamo concentrando moltissimo anche nella sensibilizzazione delle persone circa questi argomenti e lo abbiamo già detto dal 2018, lo abbiamo detto molto chiaramente, dal 2019 in avanti tutte le nostre vetture avrebbero avuto a che fare con l'elettrificazione, quindi col processo di abbandono graduale dei motori endotermici e invece l'elettrificazione delle nostre vetture, dapprima con motorizzazioni plug-in hybrid e poi con il full electric che farà il suo esordio a partire dal 2021, quindi dall'anno prossimo. Naturalmente un concetto di sostenibilità allargato perché si allarga ai nostri impianti di produzione in tutto il mondo, sia quelli che abbiamo in Svezia, che quelli che abbiamo in Cina, che quelli che abbiamo negli Stati Uniti, ma anche per esempio a una selezione dei fornitori ai quali chiediamo con molta fermezza di utilizzare energie solamente da fonti rinnovabili. I costi della sostenibilità sono ovviamente elevati, elevati soprattutto perché l'environment in cui ci muoviamo oggi non è necessariamente sempre a favore della sostenibilità, quindi è ben possibile che ci siano dei costi superiori. Va detto che però in una prospettiva futura, per esempio, gli investitori, ormai tutti gli investitori a livello globale, sono alla ricerca di aziende che abbiano dei piani strategici molto concreti da un punto di vista della sostenibilità e che quindi all'interno dei loro budget abbiano veramente delle risposte importanti in questo senso, differentemente non investono il loro denaro. Ovviamente il denaro è importantissimo per produrre auto, per continuare a rimanere vincenti sui mercati di tutto il mondo e quindi noi riteniamo che la sostenibilità non sia solamente una scelta dovuta, come magari in passato lo era da un punto di vista di marketing, ma oggi sia una scelta non solo necessaria per proteggere il nostro pianeta, ma sia una scelta che sia davvero una grande opportunità di business. E dal nostro punto di vista quindi vogliamo proseguire in questa direzione con il convincimento che sia la direzione giusta e nella speranza veramente che tutte le aziende possano abbracciare questo concetto in futuro. La sostenibilità dal nostro punto di vista è anche, come dire, il coraggio di assumersi delle responsabilità e il coraggio di fare delle dichiarazioni e far seguire le dichiarazioni delle attività nell'operativo, perché arriva il momento in cui la sostenibilità significa anche raccontare la verità, avere il coraggio di raccontare la verità. Ovviamente i sistemi di sicurezza Volvo, in assoluto Volvo, sono sicuramente tra i più avanzati che ci sono al mondo. Nonostante questo, la fisica non è un qualcosa che possiamo eliminare. E quindi noi abbiamo ritenuto che oltre i 180 km all'ora, comunque qualsiasi sistema di sicurezza, non solamente quelli Volvo, risulterebbero poco efficaci e quindi abbiamo deciso da quest'anno di limitare tutte le nostre vetture a 180 km all'ora. Devo dire che dopo come una prima reazione, che d'altronde c'era stata anche quando introducemmo su tutte le nostre auto e inventammo la cintura di sicurezza, ci fu la stessa reazione negli anni 50 da parte del pubblico. C'è stata anche questa volta una piccola reazione, magari non particolarmente positiva o comunque abbastanza interrogativa su questa decisione. Abbiamo visto che poi molti altri marchi importanti stanno seguendo in questa direzione, vuol dire che ancora una volta Volvo magari aveva anticipato, ma aveva anticipato una decisione che era quella giusta. Oggi le resistenze sull'utilizzo essenzialmente delle nuove motorizzazioni, per esempio dei motori elettrici, diciamo, risiede in due grandi cause che sono poi direi molto collegate tra di loro. La prima è la mancanza di un'infrastruttura diciamo ben distribuita sul territorio per quanto riguarda gli impianti di ricarica. Si sa benissimo che nelle nostre case, mediamente in Italia, abbiamo 3 kW di potenza, questi naturalmente sono insufficienti per ricaricare anche semplicemente un ibrido plug-in. Abbisogniamo di più potenza, abbisogniamo di installazioni di ricarica non solo nei nostri comuni, non solo magari nei supermercati o nei grandi parcheggi, ma abbisogniamo di impianti molto potenti, quindi i cosiddetti fast charge, super charge, nei tratti autostradali, nelle superstrade, all'intorno, nelle cinture delle nostre città, nelle tangenziali. La mancanza di queste infrastrutture ovviamente crea una sorta di diffidenza da parte del cliente che ovviamente dovendo affrontare magari spesso anche lunghi viaggi per lavoro, dovendosi spostare da Milano a Roma, da Roma a Napoli, da Napoli
in altre città ovviamente è molto attento alla possibilità di ricaricare o di rifornire, come si diceva una volta, la sua auto per non rimanere penalizzato, rimanere sostanzialmente fermo per strada. Quindi io credo che le due cose siano molto legate. Nel momento in cui risolveremo le infrastrutture, quindi avremo una piena disponibilità di impianti di ricarica in Italia, credo che il pubblico italiano si avvicinerà immediatamente al concetto di elettrico, anche perché va detto, da un punto di vista anche di godibilità della guida, guidare elettrico è sicuramente molto, come dire, molto interessante, molto divertente, appagante ed estremamente dolce da un punto di vista di stile di guida. Quindi io penso che sia sicuramente uno stile che in futuro anche l'italiano sposerà. Oggi in Europa credo che il paese più avanzato dal punto di vista dell'elettrificazione sia sicuramente la Norvegia, la Svezia, comunque i paesi nordici. Ribadisco, parliamo di paesi in cui la densità di popolazione non è paragonabile con quella dell'Italia, anche da un punto di vista di rete viaria è molto più semplice, molto più facilmente ricoprirbile diciamo dal punto di vista delle infrastrutture. Certamente se andiamo a vedere i dati di vendita delle vetture full elettrico oppure plug-in hybrid in Norvegia o in Svezia, che hanno fatto seguito a una serie di anni consecutivi di incentivazione da parte dello Stato, ma anche di come dire, politica economica per quanto riguarda l'infrastrutturazione, quindi la possibilità di trovare le ricariche ovunque. Oggi se andiamo a vedere le percentuali sul venduto, ormai le full elettriche in Norvegia rappresentano circa il 60-70% di vendite ogni mese, quindi è chiaro che sono paesi molto, molto avanti in questa direzione. Noi siamo molto più indietro, siamo intorno al 2%, ma ripeto, sono molto confidente, credo che nei prossimi 2-3 anni l'Italia farà un balzo in avanti molto deciso. Per noi il futuro di Volvo sarà una vettura naturalmente completamente connessa con il sistema esterno, completamente connessa con le altre vetture, naturalmente elettrica, e che sia in grado veramente di garantire al 100% la sicurezza degli occupanti e di coloro che viaggiano fuori dalla vettura. Abbiamo presentato un concept qualche mese fa, si chiama 360C, è un concept straordinario, naturalmente dotato di guida autonoma al massimo livello, quindi avrà la possibilità di ospitare degli occupanti a bordo che non si debbano occupare della guida, ma che possono utilizzare la vettura come se fosse un ufficio piuttosto che un punto d'incontro, piuttosto addirittura che una camera d'albergo in cui essere trasportati da Milano a Roma durante la notte e poter essere pronti il giorno dopo per un meeting che dobbiamo affrontare a Roma. Insomma, il trasporto sta cambiando, stanno cambiando le regole, ma soprattutto perché stanno cambiando le esigenze dei consumatori nei confronti del trasporto, e in questo senso penso che Volvo mentalmente sia pronta, è molto, un pensiero molto avanzato e sono molto soddisfatto nel dire che il pubblico ci sta ritornando questo pensiero. Vediamo che scegliere una Volvo non è solamente scegliere un prodotto, ma scegliere anche una filosofia, e quando arriveremo veramente ad avere una scelta condivisa assieme ai nostri clienti di una filosofia di vita, di sostenibilità, di responsabilità sociale, credo che avremo veramente fatto centro ai nostri obiettivi. Credo che un'azienda saggia debba sicuramente puntare prima di tutto sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Le persone che lavorano all'interno dell'azienda devono sentirsi parte di questa azienda, devono tutti sentirsi parte di una grande squadra, avere tutti, condividere l'obiettivo e, come dire, perseguirlo con grande tenacia, ma anche con grande felicità e orgoglio di perseguire questo obiettivo. Io penso che in questo senso Volvo sia una delle organizzazioni migliori che ci sono al mondo. Il secondo punto è quello di definire molto bene quali sono le visioni e gli obiettivi per il futuro, in modo tale che tutti quanti siamo davvero orientati in questa direzione. E il terzo punto sia quello di condividerlo con il pubblico, perché alla fine un'azienda è comunque un qualcosa che esiste all'interno di un sistema, deve far parte di questo sistema, deve restituire anche a questo sistema quello che il sistema le ha dato da un punto di vista di vendita, da un punto di vista commerciale, da un punto di vista di risultati economici, reinvestendo parte importante di questi margini nel benessere delle persone e soprattutto nella condivisione di valori molto importanti. Se un'azienda riesce a fare questo, secondo me è un'azienda che ha un futuro solido di fronte a sé.